delle corone di alloro al monumento loro dedicato. L'anno scorso abbiamo risvegliato insieme, me compreso, con la celebrazione del 150. Ma di persone umane che dalla loro mente e dal loro cuore hanno tirato fuori ingiustizie, situazioni perverse, indifferenza verso il male, egoismo, prevaricazione, oppressione e servitù. Tutto è una conquista, cioè una sequenza di lotte su infiniti fronti. A tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, ai militari e naturalmente un affettuoso ringraziamento e un saluto ai componenti delle associazioni combattentistiche e d'arma che puntualmente, come tradizione, sono qui presenti in questa giornata dove erano stati massacrati 1.200.000 esseri umani. Riempie i nostri cuori di coraggio e di speranza. Celebrare la 67esima giornata della liberazione dell'Italia dall'oppressore è un momento fondamentale per il nostro Paese, perché ci ricorda la grandezza di cui siamo capaci. Quel 25 aprile del 45